Noi siamo molto contenti perché siamo oggi a Matera, ma in realtà è un viaggio che è cominciato a febbraio col Basket for the Cure proprio qui a Matera e abbiamo circumnavigato tutta l'Italia partendo da Roma, poi abbiamo partecipato la settimana scorsa a Bologna e oggi siamo molto contenti di essere qui a Matera sotto questo splendido sole, questo cielo blu. La vostra è una realtà aziendale che si fonda sulle donne? La nostra è un'azienda che ovviamente si fonda sulle donne, ma soprattutto per questa edizione avremo una squadra tutta al femminile che correrà la Race for the Cure e cercherà di colorare sia di arancio che di rosa per questa fantastica iniziativa.